In questo video vedremo come il catalogo su Habbo 2020. Per accedervi ci basterà cliccare su questa icona situata in alto a destra. Possiamo notare fin da subito questa nuova struttura, in particolare qui a lato vedremo gli articoli in evidenza e quelli scontati. Qua inoltre è stato aggiunto un campo di ricerca direttamente nella pagina iniziale, mentre qui in basso troviamo il solito campo che ci permette di riscattare un codice relativo ai crediti o a un premio. Inoltre qui in alto troviamo tutte le informazioni sulle nostre valute, quindi il numero di crediti, di diamanti, di ducats e le informazioni sulle nostre iscrizioni. Riguardo alle categorie invece sono rimaste pressoché invariate, troviamo infatti quella sui furni, quella sugli indumenti, quella sui cuccioli, ne sono state aggiunte due nuove, ovvero la categoria premium, che andremo a vedere tra poco, e il mercatino, che è stato spostato qui per dargli maggior rilievo. È scomparsa invece la sezione delle iscrizioni, che però verrà fusa con quella premium. Partiamo subito col vedere la categoria furni. Qui troviamo il campo di ricerca, che è stato de decisamente ottimizzato, tramite la quale potremo filtrare e cercare specifici furni. La ricerca funziona bene, è stata migliorata, è veloce, non dà problemi. Nel campo di ricerca è necessario specificare parole con più di due caratteri, altrimenti comparirà questo errore. Un'altra cosa che possiamo subito notare è che purtroppo dalle linee di furni sono state rimosse le icone, le immagini e le informazioni che una volta erano presenti all'interno del leader. Cliccando su di un furni potremo vederne l'anteprima e il costo. Se noi clicchiamo sull'anteprima potremo velocizzare i vari stati per vedere come sono. Tramite questo campo invece potremo specificare la quantità e indicare quanti pezzi vogliamo acquistare, ovviamente si aggiornerà anche il prezzo. Purtroppo, almeno durante questa beta, a livello visivo non viene più segnalato lo sconto che c'era quando si acquistavano più quantità di uno stesso furni. In questo caso io voglio acquistare 6 quantità di questo, ma come prezzo mi dice 18, mentre invece con lo sconto dovrebbe essere 15. Si tratta ovviamente di un bug, perché se io in questo momento provo ad acquistare furni, me lo fa pagare come se fosse 15. Quando si acquisterà un oggetto rimane l'iconico suono a cui siamo abituati, ma comparirà in aggiunta anche questo avviso qui, che scomparirà dopo pochi secondi. Sempre tramite il catalogo è possibile regalare uno specifico furno ad uno dei nostri amici. Basterà cliccare questo menu qui, selezionare dalla nostra lista l'amico a cui vogliamo inviare un furno e poi potremo inviarglielo. Purtroppo però non è possibile specificare né il pacco regalo né una dedica. Su Habbo 2020 infatti i regali, sia quelli nuovi che quelli vecchi, sono senza dedica. Non sappiamo se è solo una cosa temporanea o se verrà implementata in futuro. Ad ottenere un miglioramento grafico sono anche gli affari stanza, che su Habbo 2020 vengono visualizzati con questa struttura qua. Molto carino qua il fatto di vedere la small promo con questa grafica col distintivo e qui la lista di tutti i furni compresi all'interno della stanza. Vi segnaliamo inoltre che è tuttora possibile acquistare i furni di gruppo, ci sarà questo menu a tendina dove ci verrà chiesto di specificare il gruppo e si colorerà in automatico il furno che abbiamo scelto e potremo acquistarlo. Mentre invece per quanto riguarda i forum, la sezione nel catalogo è visibile, è possibile selezionare tramite menu tendina il gruppo alla quale vogliamo associare un forum, però purtroppo al momento non sono stati implementati, quindi l'acquisto non andrà a buon fine. Sempre all'interno del catalogo troviamo anche la sezione dei trofei, che ora è più ampia, infatti le colorazioni non sono più raggruppate per tipologia, ma vengono visualizzate tutte nella stessa schermata. Selezionando un trofeo comparirà questo box in basso dove potremo specificare la nostra dedica, che dovrà avere un massimo di 70 caratteri, e poi potremo acquistarlo o regalarlo a un nostro amico. Vi segnaliamo che all'interno di questa beta non è possibile al momento acquistare luci, vetrine distintivi, pot, pavimenti, finestre, pareti e furni di questo tipo. Sono ovviamente limitazioni tecniche che devono ancora essere implementate e sicuramente se ne riparlerà in futuro. Passiamo ora alla sezione indumenti. Essa non differisce molto dai furni, infatti troveremo la lista di tutti gli outfit per ogni categoria e cliccandoci sopra potremo vederne l'anteprima e sceglierne la quantità e acquistarlo proprio come facciamo con i furni. Tra le varie sezioni in fondo troviamo quella degli effetti. Anch'essa funziona senza problemi. Cliccando su di un effetto potremo vederne l'anteprima.
quando verrà acquistato, come in passato, ci verrà aggiunto direttamente all'interno del nostro guardaroba. Per i cuccioli invece ci sono alcuni miglioramenti e cambiamenti. Per esempio, adesso la razza non è più sceglibile tramite il menu a tendina, ma selezionando il tipo di animale sul menu a sinistra, in questa sezione ci verranno elencate tutte le razze disponibili. Scegliendone una, poi potremo decidere il colore tramite questa nuova icona qua che aprirà questa finestra qui in cui c'è un elenco di colori, molto carino. Scegliamo il colore. Una volta scelto, qua richiudiamo, specifichiamo il nome del nostro animale, che è novità. Non c'è problema perché potremo modificarlo successivamente all'acquisto. Quindi con Habbo 2020, in qualsiasi momento, almeno per adesso, potremo cambiare il nome al nostro cucciolo, sia quelli nuovi che anche quelli acquistati in precedenza. Purtroppo vi avviso già da adesso che i cuccioli, i cavalli e gli animali in generale su Habbo 2020 non sono ancora stati del tutto implementati, quindi hanno tuttora i livelli, ma per esempio i cavalli non sono cavalcabili, non si possono addestrare i cuccioli, non ci sono più i comandi, tutte funzionalità che non sono state rimosse ma che semplicemente devono ancora essere implementate. Nella sezione premium invece ci sarà la possibilità di acquistare iscrizioni, crediti e diamanti, di aumentare il limite di furni del Budget Club e altre cose di questo tipo. Purtroppo al momento quest'area è in costruzione, quindi ne riparleremo successivamente quando verrà inserita all'interno del catalogo. Stesso discorso per il mercatino, purtroppo c'è molto da dire a riguardo, quindi ne parleremo nel prossimo video. Prima di concludere questo video volevo farvi vedere alcuni dei furni che non sono ancora funzionanti su Habbo 2020. Per esempio, i post-it non funzionano. Se io provo a cliccare su un post-it non posso leggerlo e non posso posarne dei nuovi. Le foto, tutte, sia quelle vecchie che quelle nuove, non sono visibili, comparirà questo quadrato nero. I lucchetti non si aprono, le piante mostruose, i semi non si possono piantare, i colori a sfondo si possono attivare e disattivare, ma il colore non si può scegliere. I look sui manichini non sono visibili e non si possono indossare. I trofei invece possiamo leggerne la dedica e vedere questo sfondo relativo al tipo di trofeo, se è oro, argento, bronzo. I fuochi d'artificio non vanno ancora, così come le classifiche non si aprono, le tracks non funzionano, non si possono inserire CD. Le tende, se c'entriamo, non possiamo vedere all'interno e quindi non va la funzione della chat privata. Snowstorm, i giochi a volte vanno, a volte no, ma sono quasi tutti buggati. Idem il Banzai, il Frizzy, qualcosa va, ma c'è ancora tanto da sistemare, così come i teletrasporti unidirezionali. Poi cos'altro? I pacchi regali, come vi dicevo, sono apribili, quindi ad esempio proviamo ad aprire questo qua, mi compare questo avviso in cui mi chiede semplicemente se voglio aprirlo. Purtroppo la dedica non esiste, non viene visualizzata né su quelli nuovi né su quelli vecchi. È una grossa mancanza, specialmente per chi collezionava pacchi regalo per ricordo. Speriamo che venga aggiunta in futuro, ma la Soleil che potrebbe aver deciso di rimuoverla per questioni di sicurezza, dato che in passato alcuni utilizzavano i pacchi regalo per truffare o per cercare di rubare account. Poi cos'altro? Gli effetti sonori, i furni con gli effetti sonori non vanno, le piante mostruose non ci possiamo interagire, quindi non possiamo innaffiarle, eccetera. I bot vanno, nel senso che scrivono messaggi, però come vedete qua si può leggere il nome e basta, non posso dare comandi, non posso aggiungerci testi ed è ancora tutto uno stato iniziale. Le finestre per ora vanno, gli sfondi sì. Diciamo che in linea generale ci sono alcune cose che comunque vanno, ma devono ancora essere migliorate. Nell'articolo che trovate nelle schede di YouTube, comunque trovate l'elenco di tutte le funzionalità che hanno ancora dei problemi, oltre a delle domande e delle risposte dettagliate su ogni tematica. Per quanto riguarda i furni di credito, invece, se li clicchiamo, comparirà questa schermata che ci dice il valore di quel furno di credito e ci chiederà se lo vogliamo convertire. Vi dirò poi in un video successivo se
La somma andrà direttamente nel nostro portafoglio o nella cassaforte. Stesso discorso per gli animali, ve li farò vedere meglio nel video in cui parleremo dell'inventario. Questo è tutto, vi ringrazio per aver visto questo video. Continuate a seguirci perché arriveranno tanti altri articoli e video dettagliati su obloyforum.com. Ciao!